A conclusione di questo mese dell'affido e dell'accoglienza, assessore Del Chi Sulpizio, questa serata qui all'Aurum, come una sorta di sintesi di 20 giorni di incontri, confronti su questo tema così delicato di una città come Pescara che si conferma città accogliente. Sì, una bella serata anche a tratti che ci sta facendo conoscere questo mondo dell'accoglienza. Del donarci nel favore di questi ragazzi, bambini, dicevano prima l'esperienza addirittura di neonati che non sapevano nemmeno che fosse possibile. È una bella esperienza che stiamo raccontando anche con te e che ci sta facendo conoscere questo che è un mondo che noi vogliamo anche che tutti i cittadini, ma non solo di Pescara, ma anche dell'Abruzzo, si avvicinino e donare se stesso a favore di questi ragazzi che hanno bisogno anche di trovare, che sono ragazzi che sono anche meno fortunati degli altri e che può essere, come ci rappresentavano anche le famiglie affidatarie, un'esperienza di crescita anche delle stesse famiglie che accolgono questi ragazzi. Tante esperienze, tante testimonianze, soprattutto anche collaborazione tra queste famiglie affidatarie e un servizio, quello dell'assessorato alle politiche sociali, molto attivo da questo punto di vista. Guarda, io lo dico sempre, ho la fortuna di fare l'assessore alle politiche sociali che rappresenta una delle eccellenze del Comune di Pescara. Oggi con questo, anche questo evento, dimostriamo quanto sono bravi le mie assistenti sociali. Io le dico le mie perché me le sento veramente come qualcosa di veramente importante, perché poi stare anche vicino, come dicevo prima l'esperienza, le famiglie affidatarie hanno bisogno anche di essere aiuto, perché nessuno dice che è facile, nessuno è semplice. Noi abbiamo un'equipe che ci consente in questo senso di essere vicino a tutte queste famiglie che donano loro stesse a favore di questi ragazzi in difficoltà.